Adesso ragazzi si arriva a quel momento. Tutti con la maglia di Ibra, pure io. Madonna, giuro, con questa maglia mi pare di essere tornato indietro di un anno, a quando si alzava lo scudetto. Questa maglietta qua ragazzi abbandonerà la nostra collezione. Ero alla fine della quinta elementare quando la presi. Era l'ultimo anno di Ibra, esattamente come questo. Dopo un anno appesa lì ragazzi, lascerà il posto a questa. Dai, fate finire Roma Spezia, su. Approximately 10 hours later. Finisce finalmente sta Roma. Atalanta e Roma in Europa League. Bello, ci sta. Juventus forse in Conference. Cioè vede la sentenza, si discuterà dalle coppe o no. Oddio, ha escluso il Milan 3 anni fa per motivi assai meno gravi di quelli. Potrebbero anche escludere loro. 14 tira 6, 5 tiri in porta 1. Quando vi dico che fanno un tiro in porta e fanno un gol ragazzi, 7 corner a 1, 18 falli commessi da loro, ma di che vogliamo parlare? Ti hanno colpito, mi dicevi, le lacrime di Ibra, la commozione quando è uscita fuori la coreografia della Sud? Beh, Ibra con le lacrime non l'avevamo mai visto, infatti. E quindi chiaramente è stato molto emozionante per noi viverla da fuori, figuriamoci per lui, un momento veramente emotivamente molto molto carico. E... Eccolo, tenuta Borghese, pronto a ricevere l'abbraccio di San Siro. Prima dell'ingresso di Ibra, mi dici se la stagione del Milan è da 7, come dice Pioli, per te? La stagione del Milan non è da 7, ragazzi. Non è da 7. Non sarà mai da 7 la stagione del Milan. Certo che palle, ma ve ne andate adesso! Chi se ne va veramente stronzo. Dopo gli darei il daspo a vita. Vivendola da 8, Maldini. Esatto, dal campo. Lui si aspettava forse qualcosa di più in campionato. Hanno lasciato qualcosa perché comunque hanno fatto una grandissima Champions, quindi mettendoli sulla bilancia, secondo me la valutazione di Pioli è onesta, è lucida e ci sta. Stempera un pochino quella che inevitabilmente è anche un po' di tensione. Maignan, l'unico che si è messo la maglia al contrario, giustamente. Caratterialmente parlando, come Zlatan Ibrahimovic, con un sorriso, i suoi compagni lo attendono con questa sorpresa, tutti vestiti con la sua maglia. Con il numero 11. Io avrei messo magari le maglie che ha indossato nei vari anni. Sapete, vabbè, non sono sicuramente più disponibili, però. Ed eccolo che spunta Zlatan Ibrahimovic. Sentite San Siro. È difficile metabolizzare sul momento quello che sta succedendo, ragazzi. San Siro. È con un'emozione incredibile che annuncio queste parole. Siamo pronti a rendere omaggio a una vera e propria leggenda del calcio che ha dedicato la sua vita al gioco che tutti noi amiamo. Ha saputo incantare intere generazioni con la sua classe, la sua forza, la sua indomabile, incredibile forza. Oggi con il cuore gonfio di gratitudine vogliamo esprimere il nostro più profondo riconoscimento per tutto quello che ha dato a noi tifosi del Milan, con la presenza di Paolo Scaroni, nostro presidente, Giorgio Furlani, nostro CEO, Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica, e Frederic Massan, sport director. Con io condividerei con voi le sue gesta, un video che raccoglie le immagini di questi anni con noi, per noi. Unico, grande campione. Tenete le forze nelle vostre mani, riempite l'aria ai vostri polmoni. Ciao Ibra. Con la maglia numero
È indescrivibile a parole quello che è stato per noi lui. È veramente indescrivibile a parole. Voi no, non potete capire. Il discorso l'ho già fatto inizio live, andate a ripescare. Ha unito più generazioni, direi. 12esimo marcatore all time del Milan, 93 gol in 163 partite. Re, o come direbbe lui, dio del popolo rossonero. Infatti la Sud l'ho omaggiato con quella scenografia Goodbye. Lo fa anche il Milan con le firme di tutti i suoi compagni, la maglia numero 11, la commozione anche di Elena, la sua compagna. E Ibra mostra la sua maglia a San Siro. Non dimenticherò mai il giorno che sei arrivato. Era il 29 agosto del 2010. Era esattamente il giorno del mio compleanno, in cui compivo 10 anni. Mi svegliai la mattina e tra gli auguri della mia famiglia, appena acceso il televisore, trovai Sky Sport che diceva che Ibrahimovic era il nuovo giocatore del Milan. E fu più bello quel regalo di tutti quelli che ricevetti quel compleanno lì. Fu veramente il regalo più bello. Poteva durare di più la nostra avventura, purtroppo avevamo una dirigenza che l'ha voluto vendere, lui e Thiago Silva. E sicuramente se non avessero venduto, se non li avessero venduti, magari la storia sarebbe andata diversamente. Non avremmo sicuramente vinto soltanto una Supercoppa italiana, ovvero un trofeo che non conta niente. È solo la soddisfazione di averlo vinto contro la Juve, prima di vincere lo scudetto, indovinate con chi in rosa, con lui di nuovo l'anno scorso. Silenzio adesso. Tu sei leggenda del Milan, non c'è discussione alcuna. Non respiro, ma va bene, va bene. Tanti, tanti ricordi, tante emozioni dentro questo stadio. Prima volta che sono arrivato a Milan, fischia, fischia, questo è il momento di vostro anno, che vedete me. Città. Seconda volta che sono arrivato mi avete dato amore. Voglio ringraziare mia famiglia e tutti quelli che stanno vicino a me per la pazienza. Voglio ringraziare mia seconda famiglia, giocatori. Voglio ringraziare il mister e il suo staff per la responsabilità che mi avete dato. Voglio ringraziare i dirigenti per l'opportunità che mi avete dato. Ultima ma più importante di tutti, dal mio cuore, voglio ringraziare voi tifosi. Poco rifatto a sua moglie. Mi avete ricevuto con braccia aperti, mi avete fatto sentire a casa, sarò milanista per tutta la vita. Questo è l'importante. Mai essere dell'altra squadra, di quelli là. È arrivato il momento di dire ciao a calcio, non a voi. Si ritira. Non ce la farei a affrontarti come avversario, non ce la farei. Non ce la farei proprio ad averti come avversario. Non ce la farei, no. Sarebbe veramente più forte di me. Troppo, troppo difficile, troppa emozione che mi passa dentro.
Per voi dirò, ci vediamo in giro se siete fortunati. Forza Milan e arrivederci. Non è stato un discorso così profondo, però è profondo il fatto che l'abbia detto lui. Però Massimo Gobbi, momenti emotivamente molto forti. Avete visto anche le lacrime di Sandro Tonali, suo compagno di squadra. Gli applausi di tutto lo spogliatoio rossonero. I cinque con i compagni. Un uomo che ha cambiato, se vuoi, anche la mentalità e la cultura, no, di questa squadra. Soprattutto quando è tornato, quando esatto. Al Milan serviva un uomo così, un calciatore così. Sì, esatto, ma l'ha sottolineato anche Pioli e l'ha detto quanto è stato importante il suo arrivo, no? Un momento difficile del Milan dopo la sconfitta con l'Atalanta, no? Che è stato il punto più basso, è arrivato a gennaio Ibra e ha messo un punto di riferimento dentro lo spogliatoio, ha fatto capire come ci si doveva comportare, come ci si doveva allenare, come ci si doveva porre per arrivare ad obiettivi più grandi, ha fatto crescere i propri compagni, li ha portati fino a vincere lo scudetto l'anno scorso, quindi l'importanza di Ibra, giocatore straordinario, non se ne sono visti nel calcio, ma giocatore mamma, professionista esemplare, punto di riferimento dello spogliatoio che ha migliorato veramente i compagni. Direi che è proprio vero che le ultime volte non bussano alla porta e le senti all'improvviso, come cantano i Pinguini Tattici Nucleari, perché quest'uomo ha giocato per l'ultima volta con il Milan il 18 marzo, segnando a Udine il calcio di rigore, l'ultimo gol è stato quello, l'ultima qui a San Siro 5 giorni prima contro la Salernitana, l'ultimo gol qui in casa il 12 settembre 2021 contro la Lazio, con peraltro anche la scarpa slacciata, quasi il manifesto di quello che è stato Ibrahimovic per questo popolo. Adesso ha in curriculum 988 partite, 573 gol in totale. Lui ha detto è un addio al calcio. Vediamo se va a chiarire questo aspetto, perché è importante. C'è il Monza con Galliani, Berlusconi che lo vorrebbero. Quindi vediamo se... No, non andare a Monza, ti prego. Non ce la farei. Sì, beh, sono parole importanti quelle che ha detto Ibra. E vedremo se ci sarà futuro, no? Ancora nel rettangolo verde, o se come ha detto poco fa è proprio finita, però chiaramente adesso sì. Si deve godere il momento, perché questo ha un'esperienza infinita di tanti aspetti del calcio. Questa è la prima volta che l'affronta, abbiamo visto qual è l'emozione anche per un giocatore qual è stato Ibra, no? Per un personaggio qual è stato Ibra, amato follemente da questo popolo, dal popolo rossonero e da tutti coloro che amano questo sport. Ancora un urlo di San Siro sulle note di Simply the Best, dell'intramontabile e magnifica Tina Turner, che abbiamo salutato qualche giorno fa. Se lo merita Zlatan Ibrahimovic. Pensa che dietro di te c'è Kier, quello con cui ti sei scontrato in Europa League. Com'è, girano le cose. È incredibile. Lui nel suo libro disse una cosa importante a questo proposito: smettere mi fa paura perché non so cosa c'è dopo. Ma la difficoltà è proprio lì, perché riuscire poi a evolvere, no? in un altro modo, perché finisce la tua routine quotidiana, cambi modo di vivere, di la gestione del tempo, diventa tutto, è un'incognita, e lì bisogna veramente cambiare anche mentalità e modo di vivere, e chiaramente un po' spaventa, però Ibra non ha paura di nulla e quindi affronterà alla grande anche questa nuova sfida. Possiamo dirci molto fortunati per aver vissuto nell'epoca, nell'era di Zlatan Ibrahimovic. L'abbiamo visto, l'abbiamo commentato. Ripeto, sarà un altro mio approccio al calcio, quello del dopo Ibra. Non avrei mai immaginato di essere qui. Io mi sono innamorato di Ibra che ero in seconda elementare. Adesso ho 15 anni in più. La possibilità di ascoltare le interviste del post partita con Federica Zilla e Davide Bernardi durante Sunday Night Square. E ragazzi, per stasera è davvero tutto. La stagione non è finita come pensavamo. Adesso vado a fare il video post partita. Ci diremo tutto lì. E ragazzi, buona estate a tutti. Ci si vede ad agosto, con l'inizio del prossimo campionato.